lunedì 12 giugno 2023, buon inizio di settimana da Francesco Capo e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Corto TG. Vi ricordate Minority Report, il film di fantascienza diretto da Steven Spielberg e tratto dal racconto di Philip Dick? Nel 2054 la polizia riesce a impedire gli omicidi prima che essi avvengano e ad arrestare i potenziali colpevoli. Non viene così punito il fatto, ma l'intenzione di compierlo. Lo scenario immaginato da Dick potrebbe non essere così distante dalla realtà dei nostri giorni. Giove è il nuovo sistema di polizia predittiva che il Ministero dell'Interno vorrebbe dare in dotazione a tutte le questure d'Italia. Si tratta di un software basato su un algoritmo di intelligenza artificiale che utilizza le banche dati delle forze dell'ordine per provare a predire dove e quando reati simili potrebbero verificarsi nuovamente. Giove nasce come progetto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno nel 2020 sulla base delle sperimentazioni portate avanti dalla Questura di Milano a partire dal 2008 con il software KeyCrime. Il garante della privacy sta valutando se dare o meno il suo via libera all'utilizzo del sistema. Non è ancora chiaro quali banche dati verranno usate per addestrare l'algoritmo, se le vittime di reato saranno obbligate o meno a rispondere ai set di domande usate per l'addestramento e chi è il responsabile del trattamento dei dati. Non si sa nemmeno se Giove dialogherà con il sistema di riconoscimento facciale SARI, quali siano le misure di sicurezza informatica implementate per proteggere dati e sistema, se saranno create unità operative speciali per l'utilizzo del sistema e la verifica dei risultati, e se l'uso di Giove comporterà o meno arresti preventivi o solo azioni dissuasive da parte delle forze dell'ordine. Parliamo adesso di auto elettriche, sono così tanto pubblicizzate e vendute come veicoli ecologici o puliti, ma è davvero così? Per funzionare richiedono in media 6 volte l'apporto di minerali rispetto alle normali auto con motore termico. Manganese, cobalto, litio e nickel sono i principali minerali utilizzati per la loro produzione, oltre ad acciaio e alluminio. Ancora poco conosciuti e poco studiati sono i danni che comportano l'estrazione e la lavorazione di tali minerali. In Sudafrica, il più grande produttore mondiale di manganese, i lavoratori delle miniere lamentano disturbi neurologici e perdita della memoria. Secondo studi scientifici, la polvere nera di manganese può causare un avvelenamento irreversibile, capace di procurare danni neurologici. In una delle più grandi miniere al mondo, nel deserto del Kalahari, in Sudafrica, dozzine di ex lavoratori hanno affermato di avere perdita di memoria e incapacità a camminare lungo una linea retta. Uno studio scientifico condotto sui minatori di Otazel, una città mineraria a nord del Sudafrica, ha rilevato che il 26% di loro mostrava sintomi simili a quelli del morbo di Parkinson. È iniziata la controffensiva ucraina, a lungo annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky. Kiev ha comunicato la riconquista di 3 villaggi nella regione di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra le forze russe mentre distruggono mezzi armati dell'esercito ucraino, compresi i carri armati Leopard di fabbricazione tedesca. Il Pentagono ha annunciato che fornirà altri 2,1 miliardi di dollari in aiuti a lungo termine per le armi all'Ucraina. Il nuovo pacchetto di aiuti includerà finanziamenti per più munizioni, per batterie missilistiche Patriot, sistemi di difesa aerea, missili Hawk e droni. Il quotidiano inglese The Telegraph ha mostrato immagini satellitari che svelano incredibili fortificazioni costruite dalla Russia, composte da trincee, campi minati, fossati anticarro e denti di drago. Con questa notizia si conclude il Corto TG del 12 giugno 2023. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale cliccando il tasto iscriviti su YouTube e a sostenere la vera informazione indipendente, garantendoci un sostegno economico attraverso i riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere nel cartello mandato in sovraimpressione dalla regia. Grazie per l'attenzione, restate sul nostro canale per un prossimo aggiornamento con la vera informazione indipendente.